Albero cade sulle auto in sosta, forti raffiche di vento dalla notte in città e provincia, diverse le piante cadute e i danni provocati, super lavoro per i vigili del fuoco. Bilancio, cercasi 5 milioni di euro. La giunta di Piacenza è corsa ai ripari e ha costituito un'unità di crisi per trovare una soluzione senza aumentare le tasse, probabile lo slittamento dell'approvazione. Più sicurezza nella zona della stazione, i pendolari tornano a chiedere provvedimenti dopo la rapina subita ieri pomeriggio da un 60enne piacentino. Via Frasi, rifiuti in strada, carcasse di biciclette nelle rastrelliere e oggetti di ogni tipo da diverso tempo invadono la via del centro storico di Piacenza. Mia Molinari, ballai per Wojtyla, la ballerina piacentina è tornata a vivere nella sua terra d'origine e nel giorno in cui per la prima volta si celebra San Giovanni Paolo II, ricorda l'esibizione alla Sala Nervi a 6 giorni dal parto. Partita sospesa, maxi squalifica, 12 le giornate complessive combinate ai tesserati di Chero e Villanova, gara fermata 2 settimane fa per la zuffa finale tra giocatori e dirigenti. Ricorso Royale Fiore, rinvio del giudice.